Qua ciao a tutti, queste slide che diventano un video servono a dare qualche informazione in più sugli aspetti costruttivi del trasformatore, quindi un po' integrazione di quello che abbiamo visto. Si fa riferimento al capitolo C1 aspetti costruttivi del testo che è a pagina 152 e che finisce a pagina 158. Allora, questo dovrebbe darvi una mano visualizzando un po' meglio alcune cose che abbiamo descritto, però sappiamo tutti che vedere alcune cose è sempre comunque meglio. Allora, molto molto brevemente, sappiamo che i trasformatori sono macchine statiche, ovviamente perché statiche? Perché non hanno organi in movimento. Cosa servono? Servono a trasformare i parametri tensioni correnti della potenza elettrica in corrente alternata. Quindi, ricordatevi che se dovete studiare un trasformatore, quantomeno concetti legati alle potenze in corrente alternata, quindi triangoli di potenza, eccetera, eccetera, dovete saperlo durante lo studio del funzionamento. Poi abbiamo un po' già accennato al fatto che le potenze attive e reattive seguono comunque nel trasformatore sia ideale che reale, come vedremo poi, il discorso di Boucherot, cioè si conservano. Ok? Un trasformatore ideale conserva, trasmette dal primario al secondario la stessa potenza attiva, la stessa potenza reattiva, quindi la stessa potenza apparente in mosso. Ma oggi vediamo un po' alcuni aspetti costruttivi. Qui ci sono un po' di disegni che sono abbastanza famosi, trovati in rete, fanno vedere comunque uno schema al centro, uno schema di principio del trasformatore inteso come nucleo induttore in cui l'accoppiamento magnetico è garantito da un circuito magnetico, due avvolgimenti, un primario induttore e un secondario indotto, mutuamente accoppiati, con un funzionamento che abbiamo già cominciato a studiare. Avete qua in basso uno schema classico di una misura, di una prova standard del trasformatore, che è la prova in cortocircuito, che servirà poi a determinare alcuni parametri del funzionamento. E qua avete due immagini, quella di un trasformatore monofase, qua in alto a sinistra, e qua sulla destra, una bella foto in bianco e nero di un vecchio trasformatore trifase con tutti i suoi sistemi di raffreddamento. Allora, cominciamo a dire, parliamo di generalità costruttive, che i trasformatori sono sostanzialmente di tipo monofase e trifase. Per quanto riguarda un trasformatore monofase, noi lo riconosciamo perché il nucleo è tipicamente a mantello, lo vediamo in un disegno successivo. Gli avvolgimenti sono concentrici, vuol dire che sono due bobine, una primaria e una secondaria, avvolte una sopra l'altra, lo vedete qua, qui dentro. Sono ovviamente realizzate per potenze generalmente inferiori a 1 kV A. Qualche caso particolare, poi uno può decidere di farne la potenza che vuole, però generalmente per potenze superiori si usa una configurazione trifase. Questo è il nucleo monofase mantello, ok? Ci sono gli avvolgimenti che stanno sulla colonna centrale, è un nucleo fatto con tre colonne, perché a disposizione che si vedeva nella seconda slide, in realtà è più teorica, serve a far vedere la teoria di un accoppiamento magnetico. In realtà, per avere un buon accoppiamento magnetico è importante che i due avvolgimenti, l'indotto e l'induttore, siano il più possibile vicini. Perché? Per limitare i flussi dispersi. Quindi, in questo caso, contrariamente a quanto si vede in questo schema, il primario e il secondario sono uno sopra l'altro. Comunque entrambi, importante, sono avvolti sulla colonna centrale. Colonna centrale che tra l'altro è una sezione superiore a quella delle colonne laterali. Perché? Perché passa più flusso. Il flusso principale passa sulla colonna centrale, poi si divide in due parti sulle colonne laterali. Per questo sono dimensionate con una sezione un po' inferiore. Le due colonne sono tenute insieme da due parti, sempre di materiale ferromagnetico, sempre laminato per ridurre le perdite per correnti parassite, da due parti che si chiamano gioghi. Gioco superiore e gioco inferiore. Quelle trifase sono tendenzialmente nuclei a colonna, hanno avvolgimenti concentrici, qui c'è un errore, o alternati,
e sono di solito di potenza superiore a 1 kV A. Questo è un bel trasformatore di notevole potenza con i suoi isolatori, il suo sistema di raffreddamento. Ovviamente qua non sono visibili le parti attive, cioè gli avvolgimenti e il nucleo magnetico, come invece si vedeva nel trasformatore trifasico, perché più cresce la potenza del trasformatore, più è necessario mettere il tutto in alcuni sistemi di raffreddamento. E poi anche di solito crescendo la potenza cresce anche il livello di tensione. Crescendo il livello di tensione servono anche degli isolatori adeguati. Guardate questi qua, queste strutture servono a isolare l'alta tensione. Queste strutture invece sono quelle di raffreddamento che servono a esportare la potenza dissipata che diventa calore, quindi sono alzare la temperatura dalle parti attive che sono sia il nucleo che gli avvolgimenti. E adesso vediamo uno schema di un nucleo trifase a colonna. Non è molto diverso, però notiamo che le tre colonne sono tutte e tre della stessa dimensione, perché un trasformatore trifase ovviamente ha tre coppie di avvolgimenti, sempre concentrici o limiti alternati, però a volte a coppie su ogni colonna e sempre un giogo superiore, un giogo inferiore che tengono insieme il tutto. Qui avete qualche disegnino, qualche schema, qualche piccolo dettaglio costruttivo. Vedete che costruire un nucleo magnetico non è proprio una cosa semplice, soprattutto per i sistemi di grandi dimensioni. Notare che questi pacchi di lamiere devono essere contenuti, su tutte le lamiere vi ricordo, i nuclei magnetici sono fatti di lamiere tra loro isolati con della vernice. Questi pacchi vanno assemblati e tenuti insieme con strutture meccaniche importanti, perché poi ci sono degli sforzi elettrodinamici che tendono ad allontanare tra loro gli avvolgimenti, ok? Una sorta di forza di repulsione, che è un po' tutti i fenomeni di interazione magnetica, qua primario e secondario. Quindi gli avvolgimenti vanno blindati con delle strutture di supporto, e la struttura magnetica è massiccia, pesante, diverse strutture anche molto, molto, molto ingombranti e pesanti, e vanno tenuti insieme con flangi, bulloni, eccetera, eccetera. Una cosa interessante è vedere che la sezione delle colonne è di solito quadrata per i trasformatori di piccola potenza. Se il trasformatore è di potenza elevata, vale la pena spendere qualcosina in più in termini di cura, di attenzione al dettaglio, per cercare di riempire bene gli interstizi per non lasciare spazi vuoti. Perché? Perché questo evita il crearsi di flussi dispersi. L'ideale sarebbe fare delle colonne rotonde, su cui avvolgere gli avvolgimenti. Ovviamente questo è un po' più difficile da fare, si fanno delle sezioni a croci, croci multiple, eccetera, che sfruttano meglio lo spazio. Ovviamente la complessità della struttura cresce con la potenza e quindi con la cura al dettaglio. Okay? Faccio un esempio: trasformatore trifase in olio. Vedete che ci sono gli isolatori, sono questa struttura qua. C'è una riserva d'olio perché i trasformatori di un certo livello hanno tantissima potenza che deve essere dissipata, mentre i trasformatori di piccola potenza, quelli monofasi, li avete visti, non hanno sistemi di raffreddamento perché la potenza è abbastanza piccola, quindi anche se si scalda un pochino non è mai un problema. Ricordatevi che il problema strutturare, del dimensionare, del realizzare una macchina elettrica è sempre quello del garantire un buon dimensionamento dal punto di vista termico. Perché? Perché se la temperatura di funzionamento delle parti attive diventa troppo elevata, questo non è un grosso problema per le parti attive, cioè il rame e il ferro, ma diventa sicuramente un problema per gli isolanti. Temperature di funzionamento troppo elevate fanno bruciare gli isolanti. Bruciare gli isolanti vuol dire rompere la macchina, avere cortocircuiti, perdite superiori, eccetera, eccetera. Quindi i trasformatori di grossa potenza vanno messi ad esempio a bagno in cassoni pieni d'olio. Vedete, qui c'è anche una riserva d'olio che serve a garantire che quello che evapora viene comunque sostituito da una riserva. È un trasformatore
di potenza notevole, quindi anche tutto un sistema di raffreddamento che viene evidenziato qua dalle ventole che servono a asportare con questi radiatori il calore in eccesso che diventa anche notevole. Ci sono trasformatori in aria, come quelli in monofase, ci sono trasformatori in olio, come quelli in trifase, ci sono anche trasformatori in resina, che sono questi qua. Li riconoscete perché non hanno serbato d'olio, l'olio tra l'altro è molto tossico, quindi insomma, se potesse fare a meno sarebbe meglio. Però l'olio è un ottimo isolante e anche aiuta per convezione a eliminare molto il calore in eccesso, quindi un ottimo sistema di raffreddamento. Per le soluzioni da esterno, diciamo che non sono, devono essere molto robuste, un trasformatore in resina è una bella soluzione perché sono resine termoindurenti che sopportano molto molto bene il calore, quindi non vengono rovinate da temperatura eccessiva, gli avvolgimenti sono proprio colati in una resina termoindurente, questo ovviamente dà un sistema più robusto, è un sistema che ha bisogno di meno manutenzione perché un trasformatore in olio voi dovete comunque cambiare l'olio periodicamente, tra l'altro ripeto è un rifiuto speciale quindi va gestito con una certa attenzione, non ha sistemi di raffreddamento proprio perché il problema è garantire la tenuta degli isolanti, ma se l'isolante è una resina termoindurente, il problema non si pone. Ovviamente, siccome la resina termoindurente fa fatica a smaltire il calore, ci sono un po' di perdite maggiori, dovute al riscaldamento maggiore. Però questa è una struttura, solida, senza manutenzione, adattissima per soluzioni esterne, diciamo. Qui abbiamo l'ultima scheda, vi fa vedere una tabellina riassuntiva per dire che spesso sui trasformatori trovate uno schema di quattro lettere. Lettere che descrivono come il trasformatore viene raffreddato. Okay? Ci sono delle sigle che riguardano il tipo di isolante e il tipo di circolazione. Il tipo di isolante, scusate, il tipo di refrigerante, può essere l'olio, liquidi vari, gas, acqua, eccetera, eccetera. Quindi tutti quei sistemi raffreddano. L'olio fa anche da isolante, tensione giustamente infiammabile. E poi la circolazione può essere naturale, forzata, forzata e guidata. Quindi queste quattro sigle, scusate, queste quattro lettere formano una sigla che indica come si raffredda il sistema. La prima e la seconda lettera descrivono il funzionamento del mezzo refrigerante che è a contatto con gli avvolgimenti. La terza e la quarta. Il mezzo, il sistema refrigerante a contatto col sistema esterno. Ad esempio, AN vuol dire un trasformatore che ha un raffreddamento naturale in aria e non ha un sistema di raffreddamento forzato, quindi non c'è solo radiatore e quant'altro. Un ONAN vuol dire un trasformatore in olio con una circolazione naturale e questo olio disperde poi il calore verso l'esterno in modo naturale. Se invece il calore che l'olio trasmette ai radiatori esterni voglio migliorare la condizione, posso fare una circolazione forzata dell'aria. Ok, quindi ci sono tantissimi sistemi di raffreddamento, ovviamente più sono potenti le macchine, più serve avere molta attenzione a tutta questa tecnologia che è decisamente importante. Quindi questa è una sigla che trovate spesso come caratteristica dei trasformatori. Ok? Ciao a tutti e ci vediamo. Arrivederci.